riconoscimento a le persone che negli anni hanno dato un contributo notevole e oramai rendono questo festival un pretesto per potersi incontrare, per poter stare insieme, per poter condividere dei momenti con delle persone con cui abbiamo delle passioni da condividere. Per cui diamo questa onorificenza. Allora, abbiamo già le targhe pronte? Ok. Gli inconvenienti della diretta. Allora, vediamo un attimo dove sono. Che... Sì, c'è. Saluto Rai 3 Calabria, Franco Curia e Antonello. E ogni anno sono qui con noi, insomma, la stampa è fondamentale per diffondere. Ciao Franco, grazie per essere ancora tornato. Rai 3 Calabria ci segue oramai da quando c'è Franco, da diversi anni. È inutile dire l'importanza, no? Di far sì che quello che noi facciamo venga comunicato all'esterno. Proprio in questi giorni la presenza di Giannini è stata rilanciata fortemente, diciamo così, dalla stampa locale, il Corriere della Calabria, la Gazzetta del Sud e altri. Allora, diamo questa onorificenza. La caratteristica di questo premio è che chi viene premiato non lo sa prima. L'unico che è stato avvisato prima è stato Nicola Ranù, che molti di voi della comunità di Rocchimbella conosceranno. Allora, chiamo qui a ricevere il premio Tania di Malta. Complimenti. Ok, vuoi dire qualcosa? No. No, ok. No, anzi. E anche quest'anno è la conferma di quello che comunque è stato intuito all'inizio, perché dopo è sempre difficile negli anni capire cosa succede. Istintivamente si è venuto in una situazione che sembrava bella e che negli anni è diventata sempre più grande. Io ci ho sempre creduto e continuerò a crederci. Grazie mille. Di nuovo, grazie a te. E adesso invece è la volta. Mi sentite? Ole. Vittorio Fabbricatti. Sì, ci stava riprendendo Vittorio, vedi, ti abbiamo colto di sorpresa, non te l'aspettavi. E salì. Sì, prego, certamente. Sono più emozionato di Umberto. Ci tenevo particolarmente, ma non lo sapevo, non lo immaginavo e quindi è una sorpresa ancora più grande. Ringrazio tutti quanti loro, ma soprattutto anche voi. Cercherò di essere un buon custode di questa bellissima, di questo bellissimo posto, di questa bellissima città. Quando avete bisogno di me, chiamatemi. Grazie. Ok, Vittorio, complimenti e grazie soprattutto. È un modo di dirti grazie. Ciao. Bene, allora per quanto riguarda questa sera noi abbiamo concluso questo prologo, questo lungo prologo, diciamo, di ricordo, di premiazione, insomma.